Devo ammetterlo, sei veramente straordinario, Karot. Majin Buu è un avversario contro cui non posso competere. L'unico che può batterlo sei tu. È successo tanto tempo fa, ma ricordo bene la prima volta che ti ho incontrato. Al mio arrivo sulla Terra, dopo la conquista di un pianeta lontano. Finalmente sei arrivato! Sentiamo che cosa sei venuto a fare qui, Karot. Vuoi forse eliminare i tuoi fratelli? In questo caso potevi restare dove eri perché non hai nessuna possibilità contro di noi. Vacillare davanti a un buon a nulla come Karot. Il migliore sono io. E il migliore non può permettersi di perdere. Da allora il mio unico obiettivo è stato quello di migliorare sempre più per riuscire a superarti. Secondo la leggenda, i Super Saiyan appaiono una volta ogni 1000 anni. Il loro potere è praticamente ineguagliabile. Nessuno può sconfiggerli. Come potevi tu, così insignificante, essere un mitico guerriero? Dopo l'esplosione del nostro pianeta pensavo di essere rimasto solo io ad avere la possibilità di diventare un Super Saiyan. No, impossibile. Un soldato di classe inferiore come Karot non può essere diventato uno dei leggendari Super Saiyan. Io sono il principe dei Saiyan. Non tollero di essere umiliato da questo ragazzetto dall'aria ingenua. Gli farò pagare caro questo affronto. Nessuno può superare il grande Vegeta. Alla fine lasciai esplodere tutta la mia rabbia e anch'io raggiunsi lo stadio del Super Saiyan. Ero arrivato al tuo livello, ma sapevo che prima o poi il grande principe dei Saiyan sarebbe riuscito a superare il suo infimo suddito. Era solo questione di tempo. E invece, quel momento non è mai arrivato, Karot, mai! Non riuscivo a darmi pace. All'inizio pensavo che la tua forza derivasse dal fatto che forse avevi qualcuno da proteggere. Il desiderio di difendere qualcuno ad ogni costo genera un potere straordinario. Ma se così fosse, dovrei essere diventato come te, perché ora anch'io ho due persone da proteggere. Avevo sempre combattuto per il solo gusto di farlo. Perché mi piaceva distruggere, conquistare, mostrare a tutti la mia forza. Mi battevo per orgoglio e basta. Tu invece sei diverso, Karot. Lo sei sempre stato. Non hai mai combattuto per il puro piacere di vincere. Tu lo facevi per metterti alla prova e migliorare, per riuscire a superare i tuoi limiti. A me importava solamente eliminare il mio avversario. E invece tu, alla fine, hai scelto di risparmiarmi. A poco anch'io, stando insieme a te e ai terrestri, ho finito col farmi contagiare e sono diventato più umano. Però non riesco a reggere la vista di un Saiyan dal cuore nobile che combatte così generosamente. Comunque, in bocca al lupo, sei tu il numero uno.